Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono qui con questo tag natalizio, questo secondo mio tag che trovate sul mio canale e questo tag si chiama Libri sotto l'albero ed è stato creato da Paola e dal suo canale Paola Cellodrum e poi l'ho visto anche su un altro canale di una mia amica, questo canale si chiama Spiccicullen, quindi se volete andare a vedere andatelo a vedere anche lì perché veramente è un tag molto molto carino. Cosa consiste? Si tratta di consigliare un libro per ogni categoria descritta qui sotto. Nella descrizione troverete 9 categorie. Io diciamo che ho preso più di un libro per ogni categoria, per quasi ogni categoria, diciamo, giusto per darvi ancora un po' più di idee. Quindi, se avete persone che adorano il genere fantasy, io vi ho consigliato questo, genere giallo, eccetera. Una cosa che appunto ci tengo a dirvi è veramente un video tag carino, fatelo anche voi. Mi sono messa anche il cappello appunto di Babbo Natale che rende ancora più accesa questa atmosfera bellissima che è quella natalizia. E io direi di cominciare subito. Allora, per il genere giallo vi consiglio Le avventure di Sherlock Holmes, eccolo qui. Io ho questa edizione ancora in lire perché ha molti anni questo libro, però ovviamente ne trovate tantissimi tipi a tutti i prezzi. E perché? Perché diciamo che a mio parere Arthur Conan Doyle e il suo personaggio Sherlock Holmes è diciamo uno dei simboli proprio emblema del genere giallo. Quindi se ci sono persone, cugini, parenti, fratelli, sorelle che amano il genere giallo, possono andare su Sherlock Holmes, Agatha Christie, Poirot, Miss Marple, ecco, ci sono tantissimi personaggi che sono proprio pietre miliari di questo genere a cui non possono non leggere qualcosa di questo genere e io vi lo consiglio. Poi, genere rosa, quindi romanzi chick-lit, romanzi proprio leggeri, una lettura molto scorrevole, vi consiglio Love Shopping di Sophie Kinsella, che è una delle regine incontrastate di questo genere. Eccolo qui, costa 8,40 euro, bestseller Mondadori. E questo qui di Meg Cabot, Il ragazzo della porta accanto. Una lettura veramente scorrevole, piacevolissima, che si legge in un attimo proprio perché vi sa trasportare in questa avventura, perché per la serie alla protagonista gliene capitano di tutti i colori e quindi vi consiglio anche questo. Genere horror, ne ho scelto uno perché credo che sia il maestro indiscusso dell'horror, che è Stephen King con il suo mega mattone di It. Quindi ve lo consiglio se volete un horror, ci riesce alla grande, fidatevi. Io lo sto leggendo ed è veramente molto bello, prolisso in varie parti, molto descrittivo, però vale la pena leggerlo. Ho visto anche il film, però leggetelo che veramente è un'altra cosa. Nel genere fantasy, tre libri vi consiglio, sarà che io amo il genere fantasy, quindi ho dato più scelta a questo genere. Allora, il primo è Laura Leander, Il segreto di Aventerra, Peter Freund. Scrittore tedesco, non è molto conosciuto questo libro, diciamo poche poche persone, tant'è che non è stato più pubblicato dal 2008 e se volete questi libri, sono per il momento sono 6 libri, è uscito anche il settimo in Germania, ma ancora non si sa se poi uscirà in Italia, lo potete prendere solo nella casa editrice, ovvero la edizione Il Punto d'Incontro. Lo trovate scontato a metà prezzo addirittura, se non anche al 75%, perché costa 18,90 euro. Eccolo. Però io, siccome mi mancava l'ultimo, l'ho pensato e l'ho preso a 7,50 euro, mi sembra, quindi un ottimo prezzo. Questo veramente merita di essere letto. Poi vi presento la saga Shadowhunters Città di Ossa, il primo di questa trilogia, per poi essercene altri due che vanno a far parte di un prequel. Eccolo qui, scritto da Cassandra Clare, 9,50 euro, edito Oscar bestseller della Mondadori. Veramente è un fantasy che vale la pena di essere letto, ho letto molte recensioni positive e sarà una delle mie prossime letture perché mi ha incuriosito tantissimo. Nel genere fantasy, un pochino più per ragazzi, vi consiglio il primo di Artemius Fowl, scritto da Eoin Colfer. Eccolo, questa è l'edizione rilegata, ma c'è anche quella in brossura. Questa costa 16 euro, ma ovviamente c'è anche quella brossurata, quindi potete tranquillamente spendere un po' di meno. È un fantasy per ragazzi, catalogato, però veramente può essere letto da tutti, ci mancherebbe, però diciamo, il genere è catalogato per ragazzi. E c'è questo Artemius, questo personaggio misterioso con il suo popolo, veramente ci saranno tanti elfi, nani, insomma un mondo intero da scoprire e sono usciti altri 4 libri oltre a questo, quindi una bella saga corposa. Ok,
Per il genere ragazzi, proprio libri per ragazzi, non posso non consigliare Pippi Calzelunghe, che a mio parere veramente va letto almeno una volta perché le avventure di Pippi sono fenomenali con i suoi amici, con tutto ciò che le ruota attorno, questo è un bellissimo mondo che si è creata lei. E questo qui, Lilli de Libris e la Biblioteca Magica, a me ha fatto sognare quando ero piccola, l'ho letto quando avevo 10-11 anni e mi è piaciuto, mi sono innamorata tantissimo di questo libro e lo consiglio. Costa, prezzo non c'è. Prezzo non c'è. Ah, perché l'avevo ordinato con Junior Club, una rivista per libri che adesso non credo che esista più, però è veramente un bel libro, piacevole da leggere a quest'età. Per quanto riguarda il libro comico, allora io non ne ho tantissimi, infatti ne ho uno solo, è questo qui, preso con un giornale, Il resto del Carlino, del mio paese, della mia città, ed è Aldo Giovanni e Giacomo, in televisione sembravano più alti. Qui ci sono tutti gli sketch. È un libro piccolissimo, veramente. Sono tutti gli sketch loro e veramente è esilarante perché adoro questo trio meraviglioso. Sono veramente degli sketch esilaranti, ve lo consiglio se volete far ridere una persona a voi cara. Poi per le poesie, vi volevo mostrare due libri, solo che ve ne mostro uno perché l'altro sta su in libreria nello scaffale più alto e quindi ci ho voluto un po'. Cioè, no, ci vorrebbe più tempo per trovarlo. Comunque, la raccolta di poesie di Emily Dickinson, meravigliose. E questo qui, Giovanni Pascoli, poesie. A lire 32.000 lire, quindi è un volume molto datato, però Pascoli merita veramente di essere letto. Quindi vi consiglio le poesie, la raccolta di Emily Dickinson e le poesie di Giovanni Pascoli. Penultima categoria, un bestseller. Io ho scelto Uomini Codono le Donne perché ha avuto un successo impressionante, proprio bestseller assoluto, veramente è stato una classifica, veramente è stato in vetta alle classifiche per tantissimo tempo e ha avuto veramente un successo impressionante. Peccato che l'autore, che è morto prima di poter vedere tutto questo grande successo che si è strameritato, perché è una trilogia meravigliosa. Fatta bene, scritta benissimo, è intrigante, appassionante e le leggi tutto d'un fiato perché vuoi sapere come va a finire. Quindi è una cosa meravigliosa. Io ve lo straconsiglio come bestseller. In ultimo, un classico. Allora, di classici ce ne sono tantissimi, c'è Orgoglio e Pregiudizio, c'è Jane Eyre, La lettera scarlatta, La coscienza di Zeno, scusate, ce ne sono tantissimi. E quindi io, veramente, scegliete voi, diciamo, quello che più si addice alla persona alla quale volete regalare questo classico, perché veramente c'è una vastissima scelta. E in tema natalizio vi posso consigliare Il canto di Natale di Charles Dickens. Più tema natalizio di questo non si può, quindi io ve lo consiglio se proprio volete regalare qualcosa a tema con il Natale, se no come classico qualsiasi altro libro va benissimo. È un tag veramente carino, mi sono molto divertita a farlo, soprattutto per farvi conoscere nuovi libri. O anche vecchi, che però i migliori sono anche quelli di tanti tanti anni fa, quelli datati maggiormente per quanto riguarda il tempo. È un tag molto carino, io ve lo consiglio di farlo. Se avete dubbi, chiedetemi. Se volete consigliare anche a me qualche libro natalizio che io posso fare, perché anche a me piacerebbe regalare libri, perché regalare libri è una cosa stupenda che penso non si può ricevere un miglior regalo, penso che può essere il libro. Cioè, a mio parere, veramente, io quando regalo libri lo faccio con molta passione e mi ci dedico per far sì che quel libro sia apprezzato dal destinatario, ecco. Quindi ci metto tanta cura. E poi è sempre bello, anche un libriccino, anche Il piccolo principe per dirvi, no? Per iniziare, per far avvicinare alla lettura i libri, i ragazzi, dico, anche le persone adulte, ecco, non si è mai troppo tardi, quindi. Se potete, regalate libri che farete sicuramente del bene alla persona che lo leggerà. Io vi ringrazio di cuore per essermi stata ad ascoltare e ovviamente il giorno di Natale troverete, o anche il giorno dopo Santo Stefano, troverete un video dove vi mostrerò tutti i libri che ho ricevuto, spero di riceverne tantissimi, nonostante ne ho molti da leggere, però io quando mi si regalano i libri i miei occhi si illuminano e diventano proprio a forma di libro, quindi vi immagino. Anzi, vi potete immaginare la mia immensa felicità. Vi
Ci vediamo presto con altre recensioni e tag e rubriche. Grazie di cuore che mi seguite in tanti e mi scrivete sempre. Scrivete che io vi risponderò sempre con molto piacere. Ci vediamo, buone letture, ciao a tutti!